Salve a tutti ragazzi, io sono Elfi e benvenuti in questo nuovo episodio di Hollow Knight. Non trovate anche voi che questo gioco ha proprio qualcosa di malvagio? Malvagio? Dunque ragazzi, stiamo scoprendo insieme una cosa, che se non ci troviamo in determinati punti, una volta spento il gioco ci riporta indietro al villaggio. Quindi spero che quel piccolo bruchetto che abbiamo salvato l'altra volta sia rimasto salvo e non sia di nuovo rinchiuso in quella bolla. Andiamo a dare una veloce controllata e poi proseguiamo. Oh ragazzi, io ho messo la cam dove mi avete detto voi, spero adesso sia meglio e non sia ancora più fastidiosa. Però da quello che posso vedere mi sembra ancora più fastidiosa dell'altra volta. Quindi io adesso la sposto nuovamente e la metto forse in alto a destra. Proviamo, anzi no, forse in basso a sinistra è il posto migliore. Proviamo. Bene pipoline, l'ho messa in basso a sinistra. Credo che sia il posto meno fastidioso, spero vada bene. Ora proseguiamo. Io credo che il bestione ci sia ancora. Oh, voglio saltarlo. No, lui dice di nuovo. Ok, devo risalvarlo. Ah, cavolo. Ok, ho risalvato il cosino, quindi adesso proseguiamo da dove avevamo lasciato l'ultima volta. Ok, quindi da qui riscendiamo giù. Qui sotto cosa c'è? Pareti metalliche. Interessante. Non si passa. Ai! È la prima volta che mi cade in testa un coso di quelli. Effettivamente fa maluccio. Ok. Da che strada ce ne andiamo adesso? Da che parte andiamo? Ehi, ehi. Sì, adesso mi faccio far male anche da questi cosini mini. La vedo male. Raccogliamo un po' di animelle che ci servono per curarci. E lì su ci sono soldini. Sa che i bruchi magari non rispuntano ogni volta, quindi non è che devo salvarli poi ogni volta che spengo e riaccendo il gioco. Chissà. Ok, adesso da che parte andiamo? Vediamo qui giù cosa c'è. Qui c'è un pertugio. Infiliamoci. Chi è che canticchia? Sempre più creepy questo gioco, ragazzi. Cos'è questa sorta di mezza banana poi? Oh, oh, oh. Eccolo, guardalo. Chi sei? Oh, Tanchatsuda. Tanchatsuda. Cosa vorrà dire? Ah, salve a te. Sei venuto ad esplorare queste magnifiche vecchie rovine. Non badare a me. Come faccio a non badare a te se tu canticchi? Anche a me piace molto esplorare. Perdersi e poi ritrovarsi è un piacere ineguagliabile. Le tue ed io siamo estremamente fortunati, sai? Davvero? Non mi pare proprio. Io faccio il cartografo di mestiere e ho appena completato la cartografia di quest'area. Vuoi acquistare una copia del mio lavoro svolto finora? Certo, amico. Compra per 30 monetine? Che sono cacchette di topo? Raggrumate? Tutte attaccate tra di loro? Sì, la vorrei. Hai ottenuto una mappa. Tieni premuto L per visualizzare la mappa della zona attuale. Mostra una mappa dettagliata di Mido Sacro nella schermata della mappa nell'inventario. Ok. Cioccolato, che rectis? Cioccolato e... Una mappa può essere utile, ma da sola non servirà a mostrarti dove ti trovi. Se non hai un buon senso dell'orientamento, ti consiglio di andare a comprare una bussola da mia moglie Iselda. Ok, al negozio. Ha appena inaugurato infatti il nostro nuovo negozio di cartografia a Pulveria, pieno zippo di tutti gli strumenti utili per un esploratore come te. Di tanto in tanto venderà anche alcune delle mie vecchie mappe. Vado spesso a trovarla dopo aver disegnato la mappa di una nuova area. È sempre felicissima di vedermi. Ok, benissimo. Io ragazzi approfitterei e andrei subito a Pulveria a andare a comprare la bussola.
così possiamo orientarci meglio in questa specie di fossa. Vediamo con L la mappa. Sì, così capiamo, ma non capiamo dove ci troviamo. Sono venuto da qua, se non sbaglio? No, sciocchezze. Non sono venuto da qua. Da qui sopra. Infatti, siamo venuti da sopra. Lì è dove c'era quel bruchetto che abbiamo salvato. Ok, datemi i soldini che adesso ci serviranno sicuramente per comprare la bussola. Go! Ok, siamo a Pulveria. È aperto il negozio. Eccola! Ah, Papa Nana! Papa Nana? Sì, certo, come no. Sei venuto a comprare una mappa, giusto? Di solito se ne occupa mio marito, ma a sorpresa è sceso di sotto. Ogni tanto fa ritorno per darmi nuove mappe da vendere, ma io vorrei che passasse più tempo qui. Il commercio non mi interessa granché. Ora vediamo cosa posso venderti. Beh, mi sembra che il commercio ti interessa e come. Ah, cavolo, mi servono 220 monetine, non ne ho a sufficienza. E poi ci sono tutta un'altra serie di oggetti, indispensabili per poter raggiungere la tua mappa, le nuove aree che esplori, essenziale per chiunque voglia dedicarsi seriamente alla cartografia. Ok, la puntina, indicano sulla mappa le panchine, i luoghi di riposo. Ok, puntina, bozzolo, indica dove possiamo indicare dove si trovano i bozzi del mercante, puntine per segnare sulla mappa la posizione dei mercanti o altri insetti interessanti che incontri durante il tuo viaggio. Una sorgente calda possiamo indicare, questo invece segnalino, puoi usarli per segnare punti interessanti sulla mappa. Questo colore molta tranquillità, e invece quest'altro ardue battaglie. Ok, quindi tutti i segnalini. Volevo comprare la bussola, quindi andiamo subito a fare le monete che ci mancano. Ok, ho messo insieme le monete mancanti. Compriamo la bussola. Compriamo la bussola. Sì, please. Grazie. Equipaggia un amuleto per attivare i suoi poteri benefici. Per equipaggiare un amuleto, apri il menu amuleti mentre ti riposi su una panchina. Ok, quindi dobbiamo riposare sulla panchina per equipaggiare questo amuleto, cioè la bussola. Sì. Per equipaggiare l'amuleto apri il menu amuleti mentre ti riposi su una panchina con il tasto meno. Sì, equipaggiata, perfetto. Ok, adesso possiamo proseguire la mappa. Qui è dove ci troviamo. Ci troviamo su sul paese, su Pulveria. Quindi scendiamo giù e vediamo la mappa come si presenta. Ok, quindi questo è l'ingresso. Ah, ok, perfetto, ho capito. Sì, prendiamo l'ascensore. Cerchiamo di arrivare a quello che sembra un boss. Lo vedete, no? Quella specie di testa con le corna lì sotto. Abbiamo capito che dobbiamo ucciderli ogni volta. Questo è il sette che fanno, perché ci danno tante cosine interessanti. Wow, che salto. Allora, volevo prima andare a vedere una cosa. Cosa c'è in alto a sinistra, se c'è qualcosa che ci può interessare. Altrimenti proseguiamo verso il basso, verso la nostra meta. Qui non si va. No, non cadere, please. Questi rimbalzano senza capire granché, questi insetti qui. Wow, wow. Cosa c'è da qui? I bruchetti che abbiamo salvato. Ciao. Quanto è felice. C'è il nonnetto. Oh, grazie, nonnetto, delle monete. È contento che gli abbiamo riportato il suo bimbo. Ok, bimbo. Ciao, bimbo. Ok, buttiamoci. Sappiamo che Hollow Knight può fare dei saltoni pazzeschi, quindi non
dobbiamo preoccuparci di sbattere forte i piedi a terra. Monetine e go. Ok, quindi dove c'era l'amico si scende. Vediamo la mappa. Sì, dovremo scendere e andare a destra. Qui cosa abbiamo? Wow, un sacco di monete. Sono cadute un po' dappertutto. Non è molto comodo, però direi che abbiamo capito che le monete ci servono un bel po'. Ah, guarda, picchiando questa moneta si scopre un passaggio segreto. Prendiamo le monete. Wow, wow, wow! No! Sono rimasto chiuso! Ma adesso che lo ammazzo mi si riapre? Sono troppi, mi sputano. Ok, si è riaperto. Lì c'è un'indicazione per una fonte termale. Sembrerebbe lo stesso simbolo che abbiamo visto al negozio. Ah, ok, quindi arrivo nello stesso punto, solo che in più posso prendere queste monetine. Ne deduco. Sì, ok, vediamo da qui. C'è una fonte termale. Ci rincuora. Qui possiamo riposare. E credo che abbia anche salvato il gioco. Benissimo. Ma io dovrei andare qua? Sì, infatti sì, si può andare. Wow, che mazzata! Wow, ci sono dei vermoni! Tipo vermoni delle sabbie! Ai! Ai 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 ai! Oh, ho rischiato di farmi beccare due volte! Non è poi così tanto difficile. Come ho fatto a farmi prendere, ma ok, rifocilliamoci un po'. Siamo sulla buona strada. Lì sotto c'è qualcosa che ci può servire. Soldini, abbiamo capito che ce ne servono tanti, presi anche lì rischiando la pellaccia. Azioni sono sempre più dark e sempre più malvagie. E adagio adagio mi sentì malvagio. Dobbiamo proseguire ancora dritto, però qui ci sono tante cosine. Wow, wow, wow. Ehi, piano, 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 calma. Qui cosa c'è? Niente. Oppure aspetta, forse se picchiamo si apre un passaggio, visto che prima è capitato, magari non si sa mai, ma no, in questo caso no. E qui su cosa c'è? Dei vermoni killer vogliono privarci dei nostri soldini. Ai, mi ci sono buttato dentro e due volte. No bene, no bene. C'era anche qualcosa sopra, quindi voglio ritornare su, perché oltrepassando i vermoni c'erano altre cose, se non sbaglio. Sì, e oppete. Però mi sa che ci siamo persi qualcosa. Non ho molte anime. Ok, era solo un passaggio più semplice per arrivare esattamente nello stesso punto. E lì c'erano dei soldini, ma me li sono fatti ormai scappare, credo. Sì, meglio proseguire allora. E qui? Cos'è questo simbolo? Indica qualcosa che non capisco. Oh, oh, oh. Pericoloso, qui si cade. Ok, sembra che si possa andare tranquillamente
anche da questa parte. Ok, sono sceso troppo sotto rispetto al boss, però guardiamoci un po' intorno. Qui cosa c'è? Ci sono altre strade inesplorate che non fanno parte della mappa che ci ha dato il nostro amico Scarafaggione. Ehi, ehi, stai calmo. Lì c'è un coso che ci fa recuperare possenza. Ma ce l'abbiamo già pieno. Era meglio che lo sprecavamo e poi dopo ce lo riempivamo di nuovo. Di qui anche si va in una zona inesplorata della mappa. Ma noi, se vogliamo proseguire verso il boss, dobbiamo risalire da qui. Qui c'è un coso gigante. Ha fatto uscire dei piccolini che ci hanno bloccato. Ok, monete. A più non posso. Vediamo. Sì, dovremmo salire da qualche parte. Sì, da qui. Si sale da qui. Ok, sì, un po' più avanti sulla sinistra dovrebbe esserci la stanza del boss. Abbiamo sufficienti anime per cavarcela. Non so se salire ancora un po' e andare a sinistra oppure andare a sinistra da qui. Sinistra da qui secondo me è un'altra cosa. Sì, qui c'è una panchina per farci riposare, perfetto. Benissimo, quindi il gioco si dovrebbe essere salvato. Questo cos'è? Esaminiamo. Una macchinetta con il simbolo di un coleottero. Inserire Geo? Sì. Oi oi. Guarda! Che cos'è? Ammessodo! L'ultimo coleottero. Salve piccoletto, è passata un'eternità dall'ultima volta che ho sentito suonare quella campanella. Ha suonato lungo i tunnel e mi ha chiamato qui. Con gli anni sono diventato vecchio e stanco e ho dimenticato molte cose, ma il suono di quella campanella riesce sempre a farmi tornare. Questi tunnel si estendono nelle profondità di Nido Sacro. Se vuoi percorrere, chiamami dalla piattaforma. Ti porterò dove vorrai. Wow. Grande! Oh madonna. Ma io il problema è che posso andare soltanto a Pulveria per il momento. E sentieri dimenticati ci siamo già, quindi ci servirà più avanti come mezzo di trasporto. Grande! Grazie coleottero, che figo. Bellissimo. Ok, salviamo. Ok ragazzi, questo ha l'aria di essere proprio un posto sicuro dove fermarsi prima di andare ad affrontare il boss. Quindi per oggi ci fermiamo qui. Bene pipolini, è tutto per oggi. Come al solito, se questo episodio vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi dei commenti e spaccate il pulsante like. E non dimenticate, people si scrive così. Ciao!